È finita in parità 1-1 la sfida del Bernicchi tra Trestina e Livorno. Gli Umbri sono passati in vantaggio con Bazzoffia nel primo tempo, i toscani hanno pareggiato i conti nella ripresa con Frati. Un ottimo punto per la formazione di Marmorini, che è tornata a muovere la classifica nonostante le numerose assenze. Secondo pari consecutivo dell'era Esposito sulla panchina del Livorno. Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio per ricordare i 4 ragazzi morti a San Giustino, con i tifosi ospiti che hanno appeso questo striscione a bordo campo per esprimere la loro vicinanza alle famiglie colpite da questa immane tragedia. La partita si sblocca dopo soli 6 minuti di gioco, quando sul lungo lancio di Della Spoletina Bazzoffia si libera di Russo e con questo delizioso tocco di esterno destro supera Fogli e mette dentro il gol dell'1-0. Il numero 9 del Trestina ci riprova anche al 21esimo sfruttando l'assist di Belli, ma questa volta Fogli è bravo a schermare il tentativo dell'attaccante bianconero. 2 minuti più tardi si affaccia in avanti il Livorno con questa conclusione al volo di Cretella che non inquadra lo specchio della porta. Più pericoloso il tentativo di Lucatti, che al 43esimo si libera della marcatura di Sensi e calcia in porta, con Vaccarecci che riesce a salvarsi in 2 tempi. Le 2 squadre vanno quindi al riposo con il Trestina avanti 1-0 sul Livorno. Esposito cambia subito 2 pedine mandando in campo Neri e Frati al posto di Belli e Bruzzo, ma la prima occasione della ripresa è ancora di marca locale, lungo lancio di Della Spoletina con Bazzoffia che si avventa sulla palla ma non riesce a trovare l'impatto decisivo anche a causa del recupero di Fancelli e dell'uscita di Fogli. Scampato il pericolo, il Livorno trova il gol del pareggio. Al minuto 61 apertura di Rodriguez che favorisce l'inserimento di Frati che si aggiusta la palla e poi esplode questo mancino che si insacca alle spalle di Vaccarecci e porta il risultato sull'1-1. Dall'altra parte Belli prova lo spunto sull'out di destra ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete. Ben più ghiotta è la chance che capita alle 7 bianconero al minuto 77, quando sul grossolano errore di Fogli non controlla bene e consente al portiere ospite di rimediare. Dall'altra parte, all'86esimo, il Livorno va a centimetri dal gol con la zuccata di Russo che si stampa sulla parte inferiore della traversa ed il Trestina può tirare un sospiro di sollievo. Non succede più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro Antonio Monesi di Crotone. Al Bernicchi finisce così, Trestina 1, Livorno 1.